Piazza Duomo si è trasformata per un pomeriggio in un grande teatro e il Palazzo Vescovile nell'originale palco, da dove si sono esibiti la cantante Giorgia Ciavatta, accompagnata dalla chitarra di Renato Podestà. Un palco particolare quanto emozionante, utilizzato per fare migliori auguri ai cittadini piacentini. Auguri in musica. Sono molto contenta di poter condividere insomma questo bellissimo palco con Renato Podestà. E siamo amici da 20 anni, suoniamo insieme da 20 anni, quindi insomma quale migliore accoppiata per fare gli auguri, i nostri migliori auguri a tutti i cittadini di Piacenza e non solo. In cosa consisterà questo spettacolo? Allora, faremo circa un'oretta di brani dedicati al Natale, abbastanza internazionali e insomma tratti dall'American Songbook, ma non solo, anche proprio dal gospel e anche qualcosa di più tradizionale, insomma quasi liturgico direi. È un palco originale quello di stasera. Eh sì, è un palco originale, è strano perché di solito chi suona è abituato a stare un po' sopra, ma non così tanto sopra la gente, e però è particolare, abbiamo fatto il soundcheck prima e già a vedere insomma l'effetto molto bello. Sarà anche un po' di emozione. Assolutamente sì, quella sempre. Il concerto dal balcone di Palazzo Vescovile è stato organizzato nell'ambito della rassegna culturale Natale ad Arte ed è riuscito nell'intento di scaldare i cuori dei tanti partecipanti.